Ciao a tutti! Oggi ho deciso di condividere con voi il mio menù di Pasqua. Me l'avete chiesto su Instagram, l'ho trovata comunque un'idea carina perché spero di avvicinarvi sempre di più a un'idea di cucina vegetale, anche per farvi vedere che si possono davvero ottenere dei risultati fantastici per dei piatti tradizionali o comunque quelli che noi avremo voglia di mangiare quel giorno. In questo video non andrete a vedere ogni ricetta passo passo perché comunque non riuscirei, anche perché altrimenti dovrei farle tutte quante prima e penso che il giorno di Pasqua non avremo voglia di rimangiare le stesse cose. E quindi vi faccio vedere due o tre delle ricette che penso che possano interessare di più. Delle altre vi andrò a scrivere nell'info box il procedimento nel caso in cui vi debba interessare. Per quanto riguarda il dolce, invece, spero di riuscire a registrare il video e di caricarvelo proprio separatamente a questo, perché altrimenti il processo sarebbe troppo lungo. Parto subito, nonostante il menù sia molto semplificato, anche perché non siamo neanche ancora sicuri di riuscirlo a passare tutti e quattro insieme. Sapete che noi siamo in lockdown da novembre, anche noi come in Italia Pasqua comunque la passeremo da soli e ci sono delle limitazioni. Elias lavora generalmente il fine settimana alla sera, ma non sappiamo ancora se per il giorno di Pasqua magari il titolare possa aver bisogno per un maggiore afflusso di lavoro. Dico questo perché nel caso in cui appunto Elias non dovesse esserci per il pranzo, sicuramente farò una qualcosa di più ridotto perché comunque essendo noi tre le bambine mangiano relativamente poco e non andrò a fare chissà che cosa. Non mi perdo più in chiacchiere e vi dico esattamente quello che io ho pensato che vorremmo mangiare quel giorno. Allora, ci sono alcuni antipasti che sono un pochino per tutti e che quindi ho cercato di inserire perché non sono sicura che quelli che io andrò a fare potranno anche interessare alle bambine, e invece gli altri sono proprio posizionati nella lista al primo posto per me, proprio come antipasti pasquali. Infatti abbiamo deciso insieme io e Gaia che faremo delle pizzette miste, quindi le classiche pizzette. Sono ancora indecisa se utilizzare la sfoglia per fare in fretta oppure fare un impasto della pizza il giorno prima e poi fare la pizza in teglia e tagliare la pizzetta come ho sempre fatto nelle scorse feste. Questo perché piacciono tantissimo le bambine e sono sicura che almeno quello lo mangeranno, quelle le mangeranno senza darmi particolari problemi. Poi, per Elias, perché comunque a Elias piace, ogni festa non può mancare, che sia Pasqua, Natale, Capodanno, cioè ci deve essere, e quindi io la faccio con piacere, l'insalata russa. Non so se effettivamente è una di quelle cose, uno di quegli antipasti che si utilizza in tutta Italia o comunque una di quelle cose che viene mangiata con frequenza nelle feste, però per noi dà proprio l'idea di senso di convivialità e di ok, stiamo festeggiando qualcosa. Dell'insalata russa, se non sbaglio, tantissimi anni fa, come minimo 4-5 anni fa, vi registrai il video. È vecchio, però alla fine è attuale, perché non è che io abbia cambiato più di tanto. Se lo trovo ve lo metto, per farvi vedere che comunque potete tranquillamente fare anche la versione vegana senza nessun tipo di problema. Anzi, non dirlo a nessuno, ma la maionese vegetale è molto più semplice da fare ed è molto più buona. Shh, ed è anche più light. Poi ho deciso appunto di provare a fare la creche al formaggio. Non so se tutti quanti conoscono che cosa sia, però è un impasto appunto a base di formaggio, naturalmente io lo renderò vegetale. Di base l'impasto non è molto difficile da fare, questo ve lo condividerò a fine video, però naturalmente bisogna utilizzare del formaggio vegetale da comprare, come giusto che sia, anche se volete che comunque sia un formaggio magari stagionato, un pochino più saporito, anche se si può tranquillamente fare a casa anche da partendo dal latte di soia o addirittura dagli anacardi, quindi comunque dipende sempre se siete già vegani, se comunque avete dimestichezza. Io ho deciso di fornirvi una versione un pochino più semplificata, anche se poi su questi schermi, su quelli di Instagram, vorrò anche farvi vedere come mi faccio sia il formaggio vegetale a base di soia che quello a base di anacardi. Sua maestà il casatiello. Allora, su questa cosa c'è da puntualizzare il fatto che sicuramente i più tradizionali e gli onnivori convinti potranno magari insultarmi sotto nel video. Perdonatemi, io vi dico sempre donate amore e riceverete amore. Ho deciso appunto di fare il casatiello perché ne ho una voglia matta. Sicuramente non ci saranno le uova sode all'interno e quindi non ci sarà la classica decorazione, però spero comunque che voi possiate apprezzare. E in questo modo vi faccio vedere che davvero si può veganizzare qualsiasi
ricetta, semplicemente utilizzando un po' di accortezze per quanto riguarda comunque l'impasto e riuscirete davvero ad ottenere lo stesso risultato. A maggior ragione adesso che siamo nel 2021 e che davvero si trovano un sacco di sostituti dagli affettati, ai formaggi, al pesce finto, alla carne trita finta. Cioè, ragazze, davvero, quando io sono diventata vegana non si trovava nulla, mentre adesso qualsiasi ricetta tu voglia veganizzare lo puoi fare perché hai il sostituto. Anzi, posso dirvi, sarebbe bello se magari chi davvero si vuole un pochino cimentare nell'alimentazione vegetale o comunque nella cucina vegetale, provasse almeno a Pasqua a non mangiare niente di origine animale. Lo so che è una cosa che per chi è onnivoro è molto difficile, però se trovate delle ricette gustose non è per niente complicato abituarsi. Sono indecisa ancora se li inserirò, però è una ricetta che ha scelto Gaia e quindi ho deciso appunto di farglieli fare, perché comunque li mangiamo spesso quando magari vogliamo qualcosa di sfizioso, dei cornetti salati farciti. Pensavo di fare dei cornetti salati al gusto pizza, quindi comunque farciti simil sofficini, però proprio con la base del cornetto. Questo perché comunque sia nel casatiello che nella crescia al formaggio ci sono formaggi, affettati vegetali, eccetera, quindi non voglio andare a farcire questi cornetti con altro affettato. Volevo trovare un'alternativa, quindi ho detto vabbè, potrei farcirli appunto con un gusto pizza, quindi con passata di pomodoro, oppure magari anche farcirli con le verdure, non sarebbe male. Per il primo ho pensato due alternative. Allora, io farei molto volentieri la lasagna agli asparagi, però non so effettivamente quanto mi possa convenire sia a livello di soldi, perché comunque gli asparagi ho visto che costano tantissimo, e sia per quanto riguarda le bambine, perché ho paura che storgerebbero un pochino il naso e comunque il giorno di festa non voglio avere malumore a tavola solo perché magari ci può essere un piatto che loro non gradiscono. Oppure la classica lasagna. Classica lasagna, anche se avevo pensato, anziché utilizzare la base delle lasagne, di utilizzare una base di crepe. Quindi fare delle crepe, magari ai ceci, con la farina di ceci, in modo tale che siano già proteiche di suo, e quindi andare a fare questa lasagna un pochino diversa rispetto alla classica, utilizzare queste crepe di farina di ceci e poi alternare il sugo e la besciamella. Fatemi sapere se vi fa piacere, se conoscete la ricetta o comunque l'avete fatta, perché io ho due varianti. Utilizzo sia le crepe fatte con le patate che le crepe classiche e nel caso in cui voi siete interessate vi posso anche registrare poi successivamente la ricetta e quindi pubblicarvela dopo Pasqua. Io ve lo inserisco, anche se, e quindi ve lo dico, anche se sono sicura che noi non ci arriveremo, non penso proprio che addirittura lo farò il giorno di Pasqua, però chi davvero è temerario e vuole arrivare al secondo, io ho pensato a un bel polpettone con le patate. Questo perché potrei utilizzare il seitan e quindi fare una specie di carne finta in padella, bella brustolita, piuttosto che al forno, eccetera, però sinceramente non ne ho proprio voglia, quindi nel caso in cui Elias dovesse aver voglia comunque di un secondo, pensavo appunto di fare un polpettone o a base di legumi, generalmente lo faccio, oppure dalla soia reidratata. Naturalmente il polpettone con cosa lo vuoi accompagnare se non con un'insalata e le patate? Le patate ci devono stare, cioè se ci stanno le polpette, or polpettone, cioè patate arrosto, penso, perché così non devo rispadellarle, però ci stanno da Dio. Come dolce ho pensato due cose, una cosa che sicuramente appunto andrò a fare i giorni prima e sarà il dolce che vi condividerò nel video appunto in separata sede e sarà la colomba, perché ragazzi io la faccio ormai da 4 anni tutti ed è buonissima, cioè è una ricetta che ho messo a punto con il tempo. All'inizio diciamo che mi sono venute anche delle ciofeche, però veramente non ha nulla da invidiare all'originale. Per quanto riguarda appunto la parte invece più cioccolatosa, siccome Elias non è tanto da pandoro, panettone, colomba, ma è più da mer cioccolato, siccome non ho voglia di star dietro tutto il giorno alla torta che di solito faccio alle feste, quella farcita, per chi mi segue su Instagram sa già di cosa parlo, ho deciso di fare una mousse al cioccolato partendo dall'acqua fava, quindi dall'acqua dei ceci. Semplicemente scolo i ceci, non la vado a buttare e utilizzo quell'acqua lì per fare appunto una mousse al cioccolato velocissima, ma ragazze, al bacio.
Quindi questo è il mio menù per Pasqua. Fatemi sapere nelle commenti, stavo dicendo nell'info box, fatemi sapere nei commenti appunto quale potrà essere il vostro, che idee avete avuto, se vi hanno stuzzicato, se comunque vi fa piacere anche che io abbia condiviso con voi questo menù, nonostante non vi faccia vedere passo passo tutte quante le ricette. Spero di avervi dato delle idee o comunque anche semplicemente fatto vedere che davvero se si vuole si può veganizzare il mondo, e non sto scherzando, e vi lascio alle ricette che ho deciso di condividere. Vi ringrazio sempre per essere con me, vi ringrazio davvero Leggo tantissimo. Sempre, ormai è come se vi conoscessi, nonostante io non vi conosca realmente, però conosco i vostri nick e le vostre foto, vi abbino a Instagram, quindi grazie veramente. Vi mando un bacio, vi ringrazio, vi auguro una buona Pasqua per quando sarà e teniamo duro ragazzi, veramente arriveranno momenti migliori, pensiamo che lo stiamo facendo davvero per riuscire ad uscirne da questo incubo e pensiamo sempre che c'è qualcosa di più grande di noi, quindi alcuni sacrifici bisogna farli per forza, ma li facciamo, lo dobbiamo fare col sorriso, nonostante tutto. Ciao! Vediamo che cosa ho deciso di utilizzare: del lievito alimentare al posto del parmigiano, dello yogurt di soia per sostituire le uova, del latte di avena, della farina integrale e della farina di farro, del formaggio vegetale a filetti per il pecorino, olio extravergine d'oliva, lievito secco, farina di lino insieme all'acqua sempre per la porzione delle uova e poi del formaggio a fette che è un pochino più forte come gusto. Vado a unire tutti quanti gli ingredienti secchi, non vi preoccupate, nella descrizione scriverò tutto e anche nel primo commento. Quindi unisco le farine, il formaggio a filetti, il lievito alimentare e il lievito secco. Dopodiché aziono la macchina e aggiungo lentamente la bevanda vegetale che ho scelto. Dopo aver incorporato tutta la bevanda vegetale, aggiungo anche l'olio. Mi raccomando, lasciate la macchina se lo fate a macchina a una velocità bassa. Voi lo vedete che va così veloce semplicemente perché ho velocizzato il tutto. Aggiungo poi il sale. Non vi preoccupate se sembra troppo farinoso perché poi raggiungerà la consistenza perfetta. Poi metto la farina di semi di lino che sostituisce le uova. Se non avete la farina, utilizzate i semi di lino. Un cucchiaio di semi di lino insieme a 3 cucchiai d'acqua sostituisce un uovo. Dopo aver aggiunto la farina di semi di lino, aggiungo poi lo yogurt e continuo ad impastare fino a quando non si staccherà completamente da tutte le pareti. Passo poi sulla spianatoia e do giusto 2 giri di pieghe, mettiamola così, proprio per cercare di capire comunque a che livello di idratazione sia l'impasto. Dopodiché lo spiano e aggiungo il formaggio a fette proprio per andare a sostituire il pecorino fresco e quindi dare quella scioglievolezza e anche quella forza di sapore. Lo distribuisco bene e reimpasto il tutto fino a pirlarlo in modo tale da creare un panetto liscio e omogeneo che dovrà lievitare fino al raddoppio. Qua naturalmente dipende sempre tanto dalla temperatura della stanza, dal tipo di farina, dai liquidi, quindi comunque vedete che il panetto abbia lievitato fino al raddoppio del volume. Una volta che si è raggiunto il raddoppio, lo stendo e do 2 giri di pieghe, ognuna con mezz'ora di pausa, quindi il primo giro, poi lascio mezz'ora l'impasto a riposare e ridò il secondo giro di piega. Dopo aver dato il secondo giro di piega, pirlo l'impasto e lo metto all'interno del contenitore che ho deciso di utilizzare per poi infornare il tutto. Io ho utilizzato un semplice anello per torte, se avete invece l'impasto per panettone sarebbe perfetto. Lo rilascio lievitare un'ora, un'ora e mezza, fino a quando comunque ha raggiunto il raddoppio del suo volume e lo inforno a 190 gradi per 40-60 minuti. Lascio raffreddare completamente e poi lo servo. Vi assicuro che il gusto e la croccantezza sono un qualcosa di pazzesco.
Per di più, io purtroppo ho dovuto tagliare la crescia ancora un pochino tiepida, infatti si è un po' rovinata la fetta, ma ragazze era pazzesca. E io poi, per chi è vegano come me, vedere del formaggio che si scioglie, che comunque si amalgama completamente all'impasto e che dona quel gusto davvero di formaggio è un qualcosa di assurdo, perché tanti anni fa non c'erano formaggi del genere. Quindi se la provate fatemelo sapere, se vi è piaciuta come ricetta idem. Spero comunque di avervi fatto vedere che davvero qualsiasi cosa si può replicare ormai nel 2021 e buona Pasqua! Passiamo adesso al casatiello, che è ancora più semplice: farina zero, farina di farro, lievito alimentare, sale, lievito di birra insieme all'acqua e il burro vegetale. Come prima cosa aggiungo alla farina il lievito alimentare che va a sostituire il pecorino. Poi il burro, che invece è burro vegetale che sostituisce tranquillamente il burro di latte vaccino, e inizio ad azionare la macchina. Man mano aggiungo l'acqua nella quale avevo sciolto il lievito di birra. L'aggiungo appunto a filo o comunque non tutte insieme, faccio in modo che la farina assorba i liquidi in maniera molto delicata per non andare comunque a strappare l'impasto. Anche qui lascio lavorare la macchina, sempre a temperatura, perdonate, a velocità bassa, e fino a quando non raggiunge il punto di pasta, quindi l'incordatura. Come vedete, si stacca da tutte quante le pareti. Se vedete che l'impasto si raggruppa al gancio, cercate di staccarlo e di dare un giro in modo tale che comunque appunto non venga rovinato. Vi faccio vedere che è incordato, naturalmente un impasto molto morbido per la presenza del burro, quindi l'incordatura è avvenuta, deve essere quasi un velo l'impasto quando viene tirato, e lo passo sulla spianatoia leggermente oleata, giusto per fare in modo che non aggiunga io farina. Do qualche giro di piega slap and fold molto delicata per cercare comunque di pirlare l'impasto. Dopodiché, solita lievitazione fino al raddoppio, anche qui dalle 2 alle 3 ore, dipende sempre dalle temperature, e anche qua lo stendo per poi farcirlo. Quindi stendo completamente l'impasto, attenzione perché è molto delicato, lo farcisco con del salame vegano. Ragazzi, questo salame è buonissimo, lo so, non è piccante, ma è davvero buonissimo, fidatevi. Se lo riuscite a trovare, io cerco di provare a mettervi le marche, però provatelo. Poi aggiungo sempre il solito formaggio a fette che mi va a sostituire comunque il pecorino, perché questo è davvero saporito. E anche una spolverata di quel formaggio a filetti che comunque si scioglie e dà ancora più scioglievolezza al tutto, proprio perché fila. Arrotolo facendo attenzione perché comunque appunto l'impasto è molto delicato. E metto in un impasto, perdonatemi, ma che è un impasto? In una teglia per ciambellone, perdonatemi. E naturalmente lo unisco e lo rilascio rilievitare. Lo inforno a 200 gradi per 50 minuti, un'ora, anche qui dipende sempre molto dal forno. Io l'ho lasciato anche un po' di più perché stavo allattando, infatti è venuto un po' più abbrustolito, mettiamola così, un po' più colorito. Ma ragazze, anche questo spettacolare. Era la prima volta oltretutto che provavo a fare il casatiello. Naturalmente non ci sono le uova, però non ce le faccio, ce le possiamo far mancare anche tranquillamente senza problemi, ma la croccantezza, il gusto, il fatto che dentro sia davvero morbido, ma allo stesso tempo comunque croccante fuori, è davvero gustoso. Provatelo, fatemi
Fatemi sapere se notate una differenza così assurda rispetto a magari la variante onnivora e provateci ogni tanto a trasformare le vostre ricette della tradizione in vegane, anche semplicemente come sfida per voi stesse. Vi auguro una serena Pasqua, spero di avervi fatto piacere editando e pubblicandovi queste ricette. Grazie mille sempre come ogni volta per tutto il sostegno che mi date e alla prossima. Ciao!